Salve, io sono Franco Bertossa e sono un buddista di frontiera, nel senso che gradisco le cose appena dette, ma giusto per non fare il coro, no, non le condivido. Nel senso che per me il disagio esistenziale è un'altra cosa. Per me il disagio esistenziale, adesso proveremo a fare un piccolo excursus su come lo può sentire un occidentale, come lo può sentire un orientale, di che si tratta e come affrontarlo. Il disagio esistenziale, io va qualificato naturalmente, credo che sia la radice del dukkha, della sofferenza, buddisticamente parlando, ed è qualcosa che nessuno di noi, a cui nessuno di noi è immune. E, però è difficile capirlo. Perché? Perché nasciamo senza il libretto di istruzioni. Ci ritroviamo semplicemente già esistenti. Non puoi dire mamma e papà perché mi avete messo al mondo, perché neppure loro sanno perché sono al mondo. Nessuno sa perché è al mondo e non c'è risposta perché mondo ci sia. Noi ci troviamo a esistere tutti quanti insieme. Questo è un dato di fatto crudo, a cui è difficile dare risposte, perché risposte non ci sono, che invece bisogna affrontare per quello che è, senza girare lo sguardo, farsene travolgere, perché non c'è scampo, e più che una risposta cercare una soluzione. Quindi quella buddista per me è una soluzione, non è una risposta. Le risposte non esistono, mettiamoci il cuore in pace, non esistono. Esistono delle soluzioni. L'Occidente non le ha. L'Occidente è caratterizzato da un'estrema lucidità nel analizzare, focalizzare il problema. Ma non ha risposte. Per questo succede che si guardi a queste, si butti lo sguardo su questi abissi con estrema lucidità. Sto pensando per esempio al periodo della filosofia esistenziale, ma già precedentemente, se pensiamo a Schelling, no? Una pagina ammirabile di Kant addirittura, dove l'essere supremo dice di se stesso, a se stesso, io sono l'essere supremo senza il quale nulla esiste, ma io da dove vengo? Ecco, sapete che Kant si è chiesto cosa conosco, come lo conosco? Con estrema lucidità ha focalizzato il problema, mezza pagina della critica della ragion pura, si è agghiacciato e non è andato avanti. Però ha dato segno di averlo visto. Ecco, l'Occidente è questo. Potrei fare altri esempi, però ne ho scelti alcuni che poi potrete leggere anche voi, e poi mi piacerebbe, se c'è un attimo di tempo, confrontarci su queste cose, perché siamo tutti nella stessa barca esistenziale, no? Quindi ciascuno di noi può avere qualche contributo interessante. Proviamo a mettere... Farò un confronto appunto tra alcune testimonianze veramente radicali, potenti, una di Sartre e una di Hakuin, un'altra di un certo Pang Yung che nessuno conosce, era un buddista laico dell'epoca d'oro del Zen, del Chan, del Zen cinese, e poi un'ultima di, più sono grandi meno sono conosciuti, un certo Sai Cho, nessuno sa chi sia, che secondo me, ecco, quando io lo porto sempre nel cuore, no? Mi carezza, mi dice, ecco, questo devi, Franco, è questo che devi vedere. Ma vedrete l'abissalità di questa gente. Allora, siamo, vediamo un po', questa sedia non mi rassicura, è infondata. Si va? Sì, scalda i motori, l'esistenza scalda i motori. Il mondo, questo grosso essere assurdo, non ci si poteva nemmeno domandare da dove uscisse fuori tutto questo, né come mai esisteva un mondo invece che niente. Non aveva senso, il mondo era presente dappertutto, davanti, dietro, non c'era stato niente prima di esso, niente. Non c'è stato un momento in cui esso avrebbe potuto non esistere.
Era appunto questo che mi irritava. Senza dubbio non c'era alcuna ragione perché esistesse questa larva strisciante. Ma non era possibile che non esistesse. Voglio dire che, per definizione, l'esistenza non è la necessità. Esistere è essere lì, semplicemente. Gli esistenti appaiono, si lasciano incontrare, ma non li si può mai dedurre. C'è qualcuno, credo, che ha compreso questo. Soltanto ha cercato di sormontare questa contingenza inventando un essere necessario a causa di sé. Orbene, non c'è alcun essere necessario che può spiegare l'esistenza. La contingenza non è una falsa sembianza, un'apparenza che si può dissipare. È l'assoluto e per conseguenza la perfetta gratuità. Tutto è gratuito, questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare. Ecco la nausea. Io ci ho vissuto dentro per tanti anni nella mia vita. Posso dire che la mia famiglia qualche problema l'ha avuto perché noi siamo profughi istriani, siamo scappati dal paradiso con la faccia e il martello. Quindi una vita problematica, ma papà e mamma hanno fatto il loro dovere, io non mi lamento di nulla, per me è stata solo una bella avventura. Tutto mi andava bene, brava gente, amici, qualche amore, sport, studio. Appassionato di tante cose, guardavo le stelle, facevo judo, calcio, sci, facevo queste cose, tutto a posto. Ma ero un po' come gli esseri, no, quelle creature evolutive che nel flusso dell'evoluzione che a un certo punto si chiede: perché? Cos'è sta roba? Studi, ti va bene, hai i tuoi affetti, le tue amicizie, ti sposerai, invecchierai, morirai. Perché? Che storia è? Chi l'ha chiesta? Da dove? Non c'è risposta. Noi siamo quelle contingenze, siamo lì, buttati lì, ci ritroviamo a esistere. A chi chiede aiuto? Quell'essere causa sui non ha senso. Se ci si riflette a fondo, Dio non spiega l'esistenza perché Dio è esistente esso stesso. Basta concentrarsi un po'. E qualcosa si muove dentro. Lui la chiama nausea. Sapete che il titolo originario doveva essere Melancolia, poi fu l'editore francese, per così forzare un po' lo spirito dei tempi perché ragioni di commerciali a imporre la nausea. Giusto? Ecco, questo è una pagina esemplare che turba, ma è giusto perché noi dobbiamo prendere coscienza della nostra condizione. Questa è dukkha. Prima di essere infelici perché ci è andato male un amore, un affare, eccetera, sappiate che siamo infelici perché non sappiamo la risposta. Non c'è il perché, disse Nietzsche. Non c'è, manca il perché. Questo è dukkha. Io sono stato a Kapilavastu, in Nepal, dove il Buddha non è nato a Kapilavastu, lì vicino a Lumbini. A Kapilavastu c'è il palazzo, ciò che resta, dove il Buddha è cresciuto. E vi è il palazzo d'estate dove, da cui probabilmente è uscito quando ha scavalcato il muro per diventare il Buddha. E in una di queste stanze è qui che è successo che quella notte si è svegliato, ha guardato sua moglie Yashodhara, il figlio Rahul appena nato, e si è detto: ma che senso ha? Noi diremmo: è un irresponsabile, ha abbandonato il figlio appena nato. E lui si è chiesto: ma che senso ha? Un altro legame, dice la tradizione, che abbia esclamato: un altro legame, ma che senso ha? Ecco, da lì a Pragbodhi, che è là dove hai meditato 6 anni prima dell'illuminazione, fino a quel fiume attraversato con un mazzo di erbe, kusha sotto il braccio per andare a meditare, si è seduto sotto l'albero del Bodhi e ha detto: ma che senso ha che mi alzi? Non è faccio voto, che senso ha alzarsi se non capisco? Ed un tratto qualcosa è successo. Una mattina, visto la stella del mattino,
Cosa ha visto secondo voi? Questo ha visto: la gratuità dell'esistenza, l'infondatezza dell'esistenza, il mistero dell'esistenza. Solo che per noi è nausea, per lui è stato vacuità. Andiamo avanti. Per dire che gli orientali non stanno meglio di noi. Questo è Hawking, your translation. Hank si è posto alcune domande sulla traduzione e ce l'ha mandata. La leggo in italiano direttamente. Un fuoco nero che brucia con l'oscura brillantezza di una gemma prosciuga il vasto cielo e la terra di tutto il loro colore naturale. Nello specchio della mente non si vedono né montagne né fiumi. 100 miliardi di mondi agonizzanti, tutto per niente. Tutto per niente. Hawking è un gigante dello Zen. Io voglio affermare questo, io lotterò per questo. Io mi considero un buddista combattente. Perché? Perché bisogna rendere onore a ciò che è successo. Buddha quella notte si rese conto che senso non c'era. Hawking si è reso conto che senso non c'è. Però non ci si ritrae da questo, dal mistero, del non senso, dell'assurdità dell'essere, ma lo si guarda, lo si guarda. Cos'è Mara? Non è il dio della morte, Yama è il dio della morte. Mara è il tentativo di dare qualche spiegazione, il tentativo di mettersi in una qualche posizione che attenui tutto questo. Un progetto, un amore, un sistema metafisico, ma tutto è infondato, tutto è gratuito, tutto, tutto. Noi abbiamo difficoltà con questo significato, tutto, nulla escluso, tutto. Questa è quella stella del mattino sospesa, tutto è sospeso. Non c'è luogo dove porsi, ah, questo è l'essere a causa di sé. Questa è la mente fondamentale, quella natura di Buddha. No, non c'è quella mente, non esiste quella mente. Quello è l'ultimo rifugio. Sapete che anche nella tradizione tibetana ci sono due grandi correnti, Shentong, Rantong. Gli Shentong sono quelli che si collocano nell'aspetto più sottile della mente. La mente ultima è quella, è la verità. A che domanda risponde questa soluzione? La domanda è: ma cosa sono io? La scuola Rantong dice no, occorre riconoscere che anche che l'ultima realtà è altrettanto vuota e infondata come tutto il resto. Risponde più a questa. A questo punto qualcosa ci si muove dentro. Spero di avervi agitati abbastanza, se non è stato inutile, no? Spero che prendiate coscienza di essere occidentali, che noi occidentali abbiamo saputo dirla bene, basta leggere certe parti di Heidegger, certe appunto Sartre, gli esistenzialisti, ma anche prima, ripeto, Schelling, no? Il grande enigma dell'essere, quella pagina di Kant. Noi siamo stati capaci di una lucidità estrema, a proposito, ci siamo affacciati sull'abisso e poi abbiamo detto no, torniamo indietro. Facciamo scienza. Esatto. O se volete anche facciamo religione, è lo stesso. Facciamo qualche cos'altro, lì non ci stiamo, su quell'abisso non ci stiamo. La soluzione l'Occidente non la conosce, per questo dico sono un buddista da battaglia. Perché? Perché presa coscienza del mistero, del problema, del dolore, sapendo che noi non sappiamo quella soluzione, non la sappiamo arrivare alla soluzione, abbiamo bisogno di chi ha guardato quello stesso mistero, con la stessa lucidità, la stessa intensità, e l'ha trovata la soluzione. Questo è il Buddha. Ma ha guardato questo, non si è immaginato qualcosa, ha avuto il coraggio estremo di stare sull'abisso e fare quell'altro passo. Tanti koan sono questi che dicono, no, sali in cima a un palo alto 30 metri e poi fai un altro passo. No? Lascia la presa, fai un altro passo. Terrificante. Ti schianti, fai un altro passo. Il Buddha l'ha fatto. Solo lui l'ha fatto, sapete. Io ho attraversato, ho cominciato con Ramana Maharshi, che era il mio grande, e lo considero ancora con grande devozione, l'ala protettrice sotto cui ho attraversato i miei momenti di difficoltà.
ma il Vedanta, lo yoga che ho praticato per molto tempo, mi sono sembrati a un certo punto l'ultimo appiglio. Solo il buddismo ha il coraggio dello stacco completo, cioè di quella verità che non è un'opzione, è una necessità. Necessità significa filosoficamente l'impossibilità dell'altrimenti. È necessario. La liberazione non è un'opzione, è una necessità, se guardi fino in fondo. Vediamo l'ulteriore passo. Ecco, anche questa è una preghiera, queste sono preghiere, mi fanno una tale gioia questi, no? Perché? Vediamo. Che meraviglia soprannaturale, che miracolo è questo? Io attingo acqua dal pozzo, io porto la legna. Che meraviglia soprannaturale, mi è apparsa la Madonna. Quella sarebbe soprannaturale, ma attingo l'acqua dal pozzo, io porto la legna, un passo dopo l'altro, respiro, ci sono. Che cos'è sta roba? Ma come può star succedendo questo miracolo? Miracolo di nessun Dio, sottolineo, di nessun Dio. Perché Dio, se ci fosse, farebbe parte del miracolo, non sarebbe la causa del miracolo. I miracoli, se mai accadono, attingono a leggi soprannaturali che noi non conosciamo, per questo sono miracoli. Ma l'esistenza non ha una causa, è un vero miracolo, per questo, perché non c'è una ragione. Noi siamo un miracolo, eccoci, questo è un miracolo, senza nessuna ragione. Questo è il vero miracolo, questo è Pangyun. Era laico, non era neanche monaco. Era un laico, come Vimalakirti, era un laico. La prossima non la capirete. È troppo, è finale, è definitiva. Il segreto ve lo dico se ve la scriverete. Nessuno sa chi fosse questo Seicho. Grosso modo, un secolo così, che poi, non so, è incredibile, non si sa, è il più grande, del più grande sono perse le tracce. Ebbene, i versi che leggeremo adesso sono il Sutra del Cuore in poesia, brevissima. Foreste, monti, fiumi, in questo niente celati. Foreste, monti, fiumi, in questo niente rivelati. D'inverno nevica, la primavera fiorisce, né essere né non essere, neppure negazione. Mi viene da piangere, sapete. Non fingo. Questa è la verità. Questa è la verità. La verità, vi dico, ve la indico appena appena, ma tu la conosci? Sì, la conosco. Non ci credete? Venite a guardarmi negli occhi, poi ci confrontiamo. La verità laddove la negazione sfuma nella vacuità. La negazione non è la vacuità, è solo il succedersi delle operazioni che... negazione dopo negazione colpiscono tutto ciò che noi possiamo credere, tutte le operazioni di cui siamo capaci. E a un certo punto, come diceva Ramana Maharshi, quando un corpo è portato al rogo per essere cremato, gli inservienti usano un bastone per tenere insieme. Se siete stati in India, Benares, avrete visto, no? Non tutti hanno il coraggio di andarci, ma si vedono questi, le pire funebri, e si può avvicinarsi con rispetto, si avvicina, si vede come funziona. Avvicinano, tengono insieme i resti di ciò che sta bruciando, e quando è quasi finito buttano anche il bastone, e brucia anche il bastone, la transitività brucia. Così noi usiamo la negazione per colpire, per smantellare. In un altro passo Hakuin dice: sono milioni di martelli roventi senza manico che stanno colpendo l'universo attraverso quel niente, niente, non. A un certo punto resta quel non. Neanche quello, neppure negazione. E questo non è più mente, non è logica, non è operazione mentale, non è concetto. È qualcos'altro. Non è neppure altro. La vacuità non è qualcosa, perché se fosse qualcosa si dovrebbe dare vacuità di vacuità. Questa è la grande soluzione del Buddha. Dobbiamo avere il coraggio.
di guardare quell'abisso, ma innanzitutto bisogna individuarlo, dirlo. Le nostre pance lo sentono, ma le teste non lo sanno dire, non ne hanno il coraggio. Occorre guardarlo, affacciarsi, starci, e poi il maestro fa così, ti dà un calcio e ti butta giù. E ti sembra di non poter volare, che ti schianterà, invece no. E invece no, ad un tratto. Come disse Caplò, il Buddha e i patriarchi non mi hanno tradito. È vero, è tutto vero.